La novità principale che Adria porta al Salone del Camper di Parma 2022 è proprio Super. Si tratta dell'Adria Super Sonic, un motorhome di quasi 9 metri realizzato sulla base del Mercedes Sprinter. Quindi 150 o 170 cavalli, cambio manuale o doppia frizione a 9 marce. Si tratta di un motorhome di grandi dimensioni per cui serve la patente C. In questo allestimento con tre assi, quindi due posteriori e uno anteriore, per un prezzo anche quello davvero super. Si parla di 174.000 euro per questo allestimento. E ora saliamo a vedere com'è fatto a bordo. Siamo all'interno di un motorhome, ma sembra di essere in un salotto di casa. Grande lusso, grandi materiali pregiati, una plancia full optional di Mercedes e anche ufficio, perché Adria ha pensato anche a chi non solo gira e viaggia per piacere, ma anche chi gira e viaggia per lavorare. Quindi qua si può appoggiare un laptop, lavorare anche in mobilità. Adria è andata nei grandi saloni automobilistici e ha studiato il segmento di lusso Bentley, Mercedes, come ci troviamo qua oggi, Porsche, e ciò lo si nota nell'uso dei materiali. Sparse per tutto il motorhome ci sono prese USB e prese tradizionali casalinghe per poter ricaricare i propri dispositivi o attaccare quello di cui avete più bisogno. Tanto spazio a bordo e ovviamente tanto spazio anche per ospitare delle persone, perché lo spazio per dormire è fino a 4 persone con un letto posteriore e il letto basculante qua sopra la mia testa. Ma su questo tavolo 5-6 persone ci stanno comode, volendo, se avete dei bambini, anche uno o due persone in più. Si gira, si apre, fa tutto senza problemi. La cucina, di ottime dimensioni direi, è composta da tutti i comfort che possiamo ritrovare a casa, quindi fornello a tre fuochi a gas, uno spazio comodissimo dove inserire una macchina del caffè Nespresso, il lavello con copertura che può diventare un tagliere, tantissimo spazio di stivaggio. Abbiamo dei cassetti di grandi dimensioni, sia sotto il lavello che sotto al fornello. Anche qua un portabottiglie. Un frigorifero di dimensioni sostanzialmente casalinghe, con congelatore. La peculiarità di questo frigorifero è che, per comodità, è possibile aprirlo da entrambi i lati. Un forno elettrico e tanto spazio di stivaggio anche qua. Qua si trova anche l'impianto stereo Bluetooth. Avvicinandosi verso la parte posteriore, prima della camera padronale, troviamo il bagno separato. Qua abbiamo il WC con tanto di water e lavandino e altro spazio per deporre le proprie cose, con la porta che separa tutto l'ambiente dal resto della cabina. Da questa parte invece abbiamo la doccia, di ottime dimensioni anche questa, con una panchetta dove è possibile sedersi, e direi che è dimensioni di una doccia sostanzialmente casalinga. Dopo il bagno c'è la camera padronale, con un letto di grandi dimensioni, un letto nautico, che può scendere e salire in modo elettrico. In questo allestimento il letto è unito, c'è anche una versione con letto diviso. Su entrambi i lati del letto troviamo dei comodini dove si può appoggiare lo smartphone. Tutte le postazioni hanno delle prese USB per poter ricaricare i propri dispositivi. Grandi armadi anche qua. E possibilità di stivare i propri oggetti anche sopra il letto. E nel momento in cui volete un po' di privacy, salutate tutti